tutti, siamo Alessandro e Alessandra. Viviamo nelle Marche, in un paesino in provincia di Ancona. Siamo sposati con 3 bambini, Francesco di 9 anni, Miriam di 6 anni e Giovanni di 2 anni. Io sono marchigiano e Alessandra è friulana e ci siamo conosciuti grazie ai missionari saveriani che frequentavamo quando eravamo giovani nei rispettivi cammini giovanili. La missione ci ha quindi aiutato ad incontrarci e insieme ci siamo appassionati per questo progetto e abbiamo deciso di costruire un progetto comune facendo una famiglia, mettendo al centro la missione. Alcuni anni fa abbiamo conosciuto il Laicato Missionario Saveriano, un gruppo di laici legati alla spiritualità saveriana, e grazie anche a loro nel 2011 abbiamo avuto la grazia di vivere un'esperienza missionaria di un anno nel sud del Brasile insieme a 3 missionari saveriani, un'esperienza che ci ha arricchito molto sia come famiglia e sia nel nostro cammino di fede. E sicuramente anche nella nostra esperienza missionaria abbiamo, pur piccola e limitata, però abbiamo sperimentato la relazione e il significato del perdono, che è il tema su cui ci è stato chiesto di dire la nostra esperienza. Il perdono infatti è qualcosa che si sperimenta sempre. Ognuno di noi, insomma, è una vocazione universale, diciamo, perché è legato alle relazioni, e sicuramente in famiglia è qualcosa che si sperimenta tutti i giorni. Penso che la famiglia è proprio una palestra per educarci a tanti valori e in particolare al perdono. La cosa, forse il punto di partenza di cui mi sono resa conto è che comunque alla base ci dovrebbe essere la capacità di perdonare noi stessi, riconoscere le ferite che abbiamo dentro di noi e riconoscere che possiamo anche a volte fare del male agli altri senza nemmeno rendercene conto. E per noi che crediamo, il centro di tutto è Gesù, che ci insegna il suo modo di porsi in relazione e ci invita a provare i suoi stessi sentimenti verso l'altro, in modo che sia possibile una riconciliazione. Parlando di perdono, nella nostra famiglia c'è una piccola regola d'oro, la chiamiamo così, una regola semplice che abbiamo imparato sia io che Alessandra quando eravamo bambini dai nostri nonni. Una regola semplice che dice così: non andare mai a dormire se non ti sei riconciliato, se è successo qualcosa con qualcuno. Prima di andare a dormire, riconciliati, soprattutto in famiglia. E questa regola cerchiamo di viverla tra noi e anche con i nostri figli, insegnandola e praticandola con loro. Quindi la sera, quando diciamo le nostre preghierine insieme, se è successo qualcosa, cerchiamo di riconciliarci. Ma parlare di perdono non significa solo perdonare l'altro. C'è anche un'altra dimensione del perdono, che è quella del chiedere perdono quando si riconosce di aver sbagliato. E anche questa cosa qui è una cosa che si impara in famiglia. Io racconto un piccolo aneddoto successo alcune settimane fa, quando una sera mi sono trovato a dover rimproverare nostro figlio maggiore Francesco, che aveva fatto una stupidaggine, e l'ho fatto probabilmente un po' stressato, un po' stanco, in una maniera eccessiva. Allora, anche grazie a Alessandra che mi ha suggerito: guarda che forse hai esagerato, mi sono reso conto di aver sbagliato nel modo, e siccome era quasi ora di andare a dormire, mi sono avvicinato a Francesco, che già stava nel letto,
e gli ho detto: Franci, questa sera hai fatto una cosa sbagliata, una cosa stupida, però papà ha esagerato, nel modo in cui ti ha rimproverato. La cosa che hai fatto era una cosa stupida, ma tu non sei stupido. E papà ha sbagliato e ti chiedo scusa. Ti voglio bene. E Francesco, che era nel letto, mi ha detto: anche io papà, mi sono accorto che ho fatto una cosa sbagliata, anche io ti voglio bene. Questo per dire che, ecco, qui forse c'è un po' l'essenza del perdono e anche l'importanza del perdono, nel riconoscere che a volte si sbaglia, di non aver paura a chiedere perdono. Non è una questione di età o di ruoli, che è una cosa che si impara, ma che è una cosa che aiuta ciascuno di noi a crescere, e a crescere in una maniera sana, in una maniera equilibrata, e che apre nuove porte per scendere sempre più in profondità nel rapporto l'uno con l'altro. Questo in famiglia, e poi se uno impara in famiglia lo fa anche fuori, probabilmente. Chiedendo la grazia di Dio Che aiuta sempre. che ci aiuta. Noi vi Grazie. salutiamo. Ciao a Ciao a tutti. tutti.